Sì, perché entrando praticamente in questo contesto delle fotografie riusciamo anche ad entrare appunto nel contesto del momento in cui vorremmo parlare, che dovrebbe essere periodo metà, fine metà 800, inizio 900, no? E poi tutto il 900. E qui è rappresentato, al di là di cose che poi vedremo come l'affresco dal Dacemmo, che è datato 1509, perciò qui un po' indietro, però, un po', ecco. Però qui noi con queste immagini già riusciamo, adesso qui i titoli sono stati un po' sfalsati perché abbiamo diciamo arricchito un po', abbiamo dovuto fare anche la seconda strato di immagini, però voi vedete che partendo da questi ritratti, questi personaggi singoli, con questi personaggi anche accoppiati, per poi vedere un po' il territorio come arriviamo qui, in Carri, la coltivazione delle patate, lo strame per portare appunto nelle stalle per le bestie, per la legna, portarsela a casa, che è più uomo lui della legna, proprio veramente faticoso lì dietro. Coltivazione della patata, la lattura anche ancora sopra, poi filatura, di solito si facevano nel portico, e poi la santella mignone per chi conosce il territorio, e la lavorazione del pane e ancora la lattura. Santella mignone, ecco, è una cosa che può far riflettere ancora, il fatto di essere andati fino a Mignone a fare un carretto di legna, che magari saranno due quintali di legna. Andare a Mignone con un carro solo per andare, poi se si pone giù il carico si arriva anche ad avere praticamente a dover mettere a disposizione almeno 2 ore e mezza, se non di più. Ecco, questo qui, queste rappresentazioni, soprattutto quelle delle immagini che abbiamo visto lì sui ritratti, vediamo anche le realtà diverse. Abbiamo gli emigranti, adesso mi devo avvicinare, gli emigranti, questi, che sono praticamente i personaggi che sono partiti nella fine dell'Ottocento e sono andati nel 1880, 85, sono andati in America, e uno di questi, il figlio di questo qua, è tornato a Osimo questo 15 anni fa, già da 20 anni lui scriveva le cartoline in comune che voleva sapere, ma nessuno non gli ha mai risposto niente. Un giorno la postina mi dice: ascolta, tu che ti interessi un po' di queste cose, toh, prendi questa lettera. E c'era una lettera dove non l'avevano aperta, e avevano visto che praticamente voleva conoscere, voleva sapere, perché voleva andare alle origini della sua diciamo, della famiglia. E io gli rispondo per caso, gli dico: sono Zerla, eccetera, eccetera. E mi chiamo Zerla anch'io, si chiamava Zerla tutti praticamente questi 5 fratelli. E cosa capita? Capita che lui mi dice: vengo a trovarvi, va bene. Dopo 3 o 4 o 5 mesi arriva un uomo sui 70 anni, 68, 70 anni, e soddisfatto perché l'avevamo accettato noi in casa. Persona che ci ha portato, ecco, queste sue esperienze, soprattutto ci ha ricordato questi fratelli che erano tornati indietro, tutti e 5. Due sono ritornati in America ancora, poi uno è andato in Sardegna, uno è rimasto a Osimo, che ha creato praticamente, ha continuato la stirpe degli Zerla, chiamiamola la stirpe, uno anche di questi, e un altro. Praticamente torna sui 3 in totale con i tempi in America. E lui era un po' di uno di questi qua. Gli emigranti, che sono molto importanti perché negli anni
poi a venire, non so, o negli anni 30, 37, 38, 40, abbiamo avuto dei morti a Pola in disastri, in miniera. Dunque, io porto il nome Giovanni Carlo di due fratelli morti, che sono morti in un disastro di 360 e qualcosa morti. Poi c'era un Bertoni ancora di ossimo inferiore. I miei due zii e il Bertoni, che era fra verde, praticamente zio vicino. Ecco, questo invece, praticamente questi sono vestiti almeno dalla festa. Vediamo, è stato podestà, è stato segretario, faceva un po' di tutto, faceva il notaio e questo Bassi, il maestro Bassi, poi praticamente si ingegnava a fare di tutto. Infatti io ho diversi testamenti lasciati a lui, lui poi li portava al notaio, il notaio firmava, come se fossero stati presenti tutti, era un po', ecco, questo, perché io ho conosciuto praticamente questo signore, qualcosa avevo, ma avevo anche spiegato. Lì invece ho, adesso io dico, questo praticamente è questo signore qua, è questo bambino qua, che è mio nonno, mia nonna, e praticamente questo, bisnonni. Ecco, però c'è una cosa da notare in tante fotografie, io di queste qua che sono foto bassi. Quella su mi vede Rolo. Ecco. C'è una cosa da notare. Che il marito, la moglie la tiene di spalle. Ecco. Sì, sì. Abbiamo notato una foto lì, cioè una volta, si faceva una volta, foto, ecco, una volta era proprio così, si faceva la foto, però però questa donna quando andava a letto con quest'uomo, dove si dove la metteva a dormire in fondo ai piedi? Non penso. Questi, io un po' particolare. Invece il nonno sembra che fosse perché lui qui era vestito anche da fascista, perché lui era il capo del cantiere che ha fatto il lago di Roma. Dal 26 al 33 che l'hanno inaugurato. Questi l'hanno detto da lì. Attenzione, questo locale qua, dove hanno fatto queste fotografie, sia questa, siamo passati davanti un momento fa. È la trattoria Cacciatori. Dove c'è il forno, la pizzeria, è qua. E questa si entra nella stanza. E io, ecco, anche questa, perché era di questo signor Bassi. Questo signore invece è morto, è giovane, non ha 30, non ha 30 anni, 29 anni. E beh, ma comunque è una bellissima donna. È una cugina di Amalia, praticamente. Ma c'è ancora? No, è morta a 29 anni. Questa e poi sua sorella, eccola qua. No, non era questa, non ce l'ho qui. Questa è bellissima. Ecco, sono due sorelle. Ecco, comunque, vediamo che ho messo insieme appunto anche la differenza. Cioè, mettere una donna davanti a della legna, è possibile che è come quando non era così carino. Ma se c'era solo quello, dovrebbe essere quella donna, quella con la sciarpa, non siamo nello stesso periodo, sono le condizioni anche diverse. Quella era un personaggio, perché tra le famiglie ricche c'erano le famiglie ricche, perché per esempio casa nostra era una delle case più ricche, perché questi zii che c'erano erano, diciamo, dei proprietari di quasi tutta la via San Gervasio. E che Calomino? Quanti ce n'erano così? Sì,
che le gambe avevano così di stare ma dai che fascino e quella bambina qua? Qua, guarda, qui c'è la chiesa. Qui, questa qua l'ho fatta io, è una fotografia che ho fatto io, ma siamo quasi su a Santa Cristina, arrivano le patate quando, su, quando? Questa l'ho fatta nel 58, 60. Mezzo secolo fa. Sembra pochi anni fa. Queste qua sono quello lì. Questa è bella, qui un altro posto che vi conoscete. La fontanella di no, la fontana di Borno. Di Borno. Ah, di Borno? Quella che c'è, salendo sopra la torre. Sopra la torre. Sì, Borno Alta. Borno Alta. Asci anche le cancelle. Ecco, poi queste famiglie non so nemmeno io chi sono, perché non le ho fatte io. So chi sono questi, perché questa l'ho fatta io. E altri, ecco, qui abbiamo il lavoro della stalla, della marca, poi le patate, questa sono i campi di patate di Crelone, qui non c'era, non c'erano case, c'erano le due baite qua e poi altre due baite che ci sono ancora e qui era tutto coltivato a patate. Quando non abbiamo fatto la sperimentazione della patata seccata. No, non ci sono perché sono tutte case, e giardini e parco. Sì, dopo le patate seccate. Sì, ci sono ancora le patate, sì. La donna è patata San Carlo anche. Ognuno l'ho visto l'altro ieri in campo. Stanno di fatto come si fa il colore? La patata San Carlo è una patata innanzitutto è bianca, qualcuno dice gialla, rossa, verde e poi si apre e infatti è là nella prima fotografia che sembra. Allora, sì, 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 che quando si fa cuocere la buccia si spaglia. Si cotta. Cotta. Ma questa è la caratteristica di San Carlo. Un'altra cosa si apre. Si sbuccia la forma. Si apre la buccia. Le volte che veniamo e noi abbiamo fatto la reclama e la signora quando è tornata ha detto sì, ma l'ho cercata, ma però nel negozio non c'è. Qui vedete che coltiva la patata anche sotto fieno. Coltivano. E qui era giù sulla strada di per salire a Manino, coltivavano, ma c'erano tanti vigneti qua, infatti si vedono ancora gli oltre le sigle dei vigneti e la pattura. E questo signore è il papà di quel Giovanni che c'è, il marito di mia zia Dorotea, che c'è lì sul curvone. Ah certo, il papà del Giovanni, il papà di Giovanni, guarda. Allora lì che lo si vede bene. Ecco, Giovanni, quello che arriva lì. Ah, tu non l'hai conosciuto. Andiamo su, allora, che continuiamo con le fotografie, visto che... ...prendendo da Vincente Armasio, e sul palazzo di Zieri c'è questo stemma. Sì, c'è questo stemma, il portale molto bello del 600 e questo invece è sul portale di casa mia. Casa mia è quella di fronte a Vito. Però questo è giù nella corte, di sotto. Ma queste edizioni qua erano... Io ho tanti incartamenti, o almeno un centinaio di incartamenti di trattati, vendevano, compravano, non regalavano tanto la chiesa. Quadri, davano tanto. Allora, le famiglie di Osimo praticamente erano tanto numerose che poche famiglie riempivano il paese. Riempivano il paese perché se noi guardiamo, adesso parto da questa, per dire la mia famiglia, però qui ho 10 zii, 1, 2, perché questo non lo fa mica. Mio padre, poi quale festa sì, qua? Mio padre, la zia Dorotea, quella che abbiamo detto. La Dorotea, la Dorotea. E poi
tutti 10 e i primi, questo sono io, mia sorella e mio fratello. Ah, questa famiglia ancora. Poi abbiamo questa che è una grande, grande famiglia, erano i 12, la maggiori, che è quella casa in piazza che adesso è tutta decaduta, proprio c'è su anche il cielo. Sì, certo, sì. Ecco. Poi questa, famiglia Botticchio, che oddio ci sono le fontane, c'è un bel portale e avevano un prete, ma comunque era una bella famiglia grossa, anche qui erano 11 o 12, questo anche 10 o 11, questo una decina di figli, vabbè, questa e questa signora ancora. Diciamo che siamo riusciti a recuperare. Questa è ancora la famiglia, ecco, di mia nonna, con l'ultimo bambino, ma ne ha avuto 11 di figli. Ne ha avuto 11 allora, in quel periodo lì. Non so io come facevo. Facciamo fare solo i piedi. Sì, e infatti mio papà aveva 8-9 anni, mi ha detto che era a fare il... si può dire, noi lo chiamiamo famiglia, ecco, dare un contadino all'ozio, aveva 8 anni, era là, a 12 anni lo hanno assunto sua ruolo a lavorare a 12 anni, adesso provi a dire a qualcuno di 22 anni di lavorare, non parliamo di 12. Questa è la famiglia Andreoli, che sono anche questi in 12. Famiglia molto grossa, questa famiglia Ovelli, anche questi, ma poi una cosa interessante, guardando le fotografie, io sono riuscito a riconoscerli tutti, anche quelle che non erano nel mio archivio, il fatto di vestire tre sorelline, uno che passa la vetrina, lei la vestina, l'altra man mano che... io mi ricordo che portavo. Facevano loro, prendevano un pezzo di stoffa e si era tutto guardando. Questa sono interessanti, perché lì ci sono 5 fratelli, la mamma, i nonni, la nonna, e qui i fratelli sono 1, 2, 3, 4, 5. Questa è la mamma di mia moglie. Ah, sì. Chi conosce mia moglie vede che la fa, ce l'ha un po' meno. Ah, sì. Ecco, sua sorella, non è lei, è questa mia moglie. Ah, e questa è la mamma di Cardone. Ah, la mamma di Cardone. Sì, perché è una sorella. Ecco, però questa signora è quella lì, quella di questa. Cioè vedete, c'è tutta una... un raccontarsi... No, ecco questa qua, questa è importante, guardate anche qui il costume, sembrano tre carcerati i ragazzini. Sembra che ha sulle cucine, tutte da lavoro. E ha lasciato qui la signora, poi tre bambini così. E chi si è visto, si è visto. Un giorno il figlio di uno di questi è partito e è andato in America a cercare il nonno e l'ha trovato. L'ha trovato, ma era così. Con... l'ha trovato con un'altra famiglia. Così, si divise. Scrivevamo. Magari no, c'era anche forse un telefono. Beh, allora. La Sarpì, la donna con tre bambini così. Bisogna essere anche poco. Siamo praticamente. Ecco. Non riesco a vedere. Cos'è? No, per me è prima. 20. Anche da come è vestita. Sì, ah, lì c'era una miseria. Qua già li vediamo. Anche qui il discorso delle. Una, due, tre fratelli, tre camicie uguali. Prendevano il pezzo. Uno, due, prende la valigia. È rimasto vuoto. E così è rimasta vuota la casa stava cadendo. Io provo a vedere poi le fotografie come l'abbiamo trovata, con i soffitti a terra. È un peccato. Qui avevano del materiale della guerra. Il materiale della guerra ce l'aveva prestato il museo della guerra di Temù.
E un bel giorno il materiale della guerra è sparito, ce l'hanno rubato, mi hanno telefonato dicendo guarda che hai la porta sfondata. E così, ecco, perché questo è interessante perché qui dentro riusciamo a ritrovare i nostri nonni. E infatti i nonni, gli zii, e riusciamo ad avere praticamente, ecco, l'unica fotografia dove nessuno si può riconoscere è questa. Io riconosco tutti, posso dare il nome e cognome di tutti. I bambini erano obbligati a farlo. Però nessuno, bambini sono già ragazzi adulti questi, né? Sì, giovani balilla. No, balilla. Sono più grandi, perché questo figa era pesante. No, sono ragazzi di 18-20 anni questi. Sì. Ma adesso, cioè adesso, anche da un po' dietro, praticamente quando ho trovato questa immagine, non conosce nessuno. Io li conosco tutti, due o tre forse non li conosco, perché ci sono dentro anche quelli di ossimo inferiore qui, né? Se non li conosci tu, no, con i nomi non riesco. Allora, dicevo prima, le famiglie avevano i figli e tanti figli, bambini, la scuola di Ossimo era questa, l'asilo. Adesso all'asilo se ne contano 5. A scuola c'era quella scolaresca. C'era una scolaresca che aveva voglia solo a vederla. Non lì da vedere. Ma è una classe sola. No, questa è signora. Questa qua è una classe sola, questa è una classe sola. E io li conosco tutti, ho dato il nome a tutti, anche questi. Sì, dopo c'è da dire. Quella lì ce ne sono diversi che conosco. Probabilmente ci sono anch'io, ma non mi ricordo. Anni 50. No, quella l'ho fatta io. Prima fotografia che facevo io. Per gli alberi, c'era solo quel famoso faggio che poi. Ecco, qui abbiamo riconosciuto tutti le maestre, c'erano due maestre che erano sorelle del maestro Attilio, che era anche Podestà, e poi Tarzà che è Podestà. Ma una è quella che è poco che è mancata, qualche anno è mancata, di quella lì, no? Quella lì era la moglie di uno dei Bassi. Quella è la moglie di un Bassi, ma è l'altro Bassi, quello delle Corriere. E non è la stessa famiglia. Era praticamente il fratello di quest'altro, del maestro Bassi. Poi, se noi vediamo, a parte i documenti che ci sono lì dentro, che conoscete, questa è qua. Ma io non, veramente il nome non riesco a dargli. Questa anche, io faccio notare questa, ma più di questa, più che non questa altra sotto. Dove? Sotto l'osso superiore. Ma guardiamo la faccia di questi bambini qua. Se ci fossero oggi li manderemo tutti alla via fondazione. Perché? No, ma Dio, ma guarda, guarda in faccia! Molto triste! Oh, ballatrice! C'era la guerra, eh! 43-44, io non ma avevano anche il sorpellino giù! Ma poverini! Come si faceva? Non c'era un sorriso, Non c'era da mangiare, non c'era niente che facile, era niente di magari hanno messo il venerino bianco in quell'occasione. Io stimo questo le immagini e lo guardo con rispetto. Non c'era proprio niente da ridere, il fotografo Botta non diceva. Adesso dico che ci passa, non è che sono romanzi che la fate serie. Fosse una divisa. La vittoria e la vittoria della Irene la conoscete, no? Ecco, sono qua dentro e me la trovo subito. Allora, erano vedo questa, una sembrava Vittoria, sì, Vittoria, però qui giro questa
Non metto delle colonne, non metto del fascismo. No, questo no, questa qua è una mia zia. Lo facevano. E comunque ecco queste. Anche questa qua. No, che Vittoria sa le queste. Io gli ho dato il nome a tutte. Non c'è nessuno di nuovo, però. Ma nessuno anche qua. Ma erano intimi. Attenzione, attenzione, io ho fatto un calendario illustrando queste due immagini. E le ho detto che erano piccoli uomini e piccole donne. Sì, perché erano già. Perché avevano tutti la responsabilità. Chi aveva la responsabilità di tenere in ordine le pecore sul prato nel confini, chi le mucche? Io fino a 10 anni sono stato. Fratellini minori. Chi fratellini minori? Ma io fino a 10 anni ero col nonno e mi metteva lì col bastone così e mi diceva quello è il perimetro perché aveva tirato, non aveva tirato lo spago nell'elettrico, aveva messo giù 4 frasche, non devi lasciarlo uscire, guai ne? E allora non potevi neanche giocare. È una realtà diversa. Poi davanti a una fotografia degli anni 20 era mai visto una macchina fotografica e tutti ah, no. Anche magari anche quello attenzione che poi era la macchina fotografica che magari se c'era un po' buio pronte accendevano la lucetta la bomba atomica altro che facesse ecco questo è il nostro territorio questo plastico lo vantaggio che con questi qua siccome aspettiamo prego dite un po' anzi grazie così. Credo che non sia nuovo per alcuni che ci sono qui pochissimi, né? Però che ce ne sono forse uno o due che hanno la mia età, gli altri sono tutti più giovani. Però questo qua, noi sappiamo che le case si tenevano aperte e la cucina era quello che era, poi dopo se c'erano i vetri c'erano. Però questo era il tantam che alle 5:30 la nonna metteva. Faceva friggere il lardo. Il lardo della minestrone, buonissimo. Allora, la picava Margherita, la picava Toni, la picava Giovanni, la picava Battista e fatto sta che era il cantante del paese. E tutti, dopo 4 ore, si sapeva che si doveva correre a casa perché la fame c'era. Ecco, le cose che vedete. Non so quanti le abbiano usate, io le ho usate e questo è interessante e è bello, era in mezzo alla stanza, si accendeva il candelabro, la candela era è bellissimo. Questi vabbè, quelli del nord, anche quello là, mezza palla, e poi la macchinetta del flit. Ah sì, quella delle bocce. Sì, sì, è una macchinetta del flit. E poi le poi le penne, le penne, i pettini o le spazzole. Venivano messi lì dentro e non era mica il bagno, erano in cucina perché avevamo in cucina. Invece era del sale, no? Quello del sale lì, li cacciati dentro la mano. Sì, avevamo messo e qui si metteva il grasso del maiale. Grattugia per il pane e il formaggio. Però qualcuno ogni tanto mi dice, beh, ma allora vuol dire che il formaggio lo levate a pezzi grossi, no? Il pane, si chiamava il mais, anche il mais,
No, è mais, abbiamo altre macchine. Ecco, quella. Questa qui la mais non si prendeva, se si prendeva. L'ho usata anch'io. Sì, dopo la fate, mi fa piacere. Ecco, chi vuole può fare subito. Io vi lascio lì, guardare. Allora, qui la piazza, parte della piazza Roma. Ah sì, dove c'è il comune. Sì, poi piazza Roma anche questa. C'è quella lì dove c'è le macchine. Sì. Piazza Roma anche questa, dove tra due cacciatori. Piazza Roma questa, che però arrivava solo fino a quella scalinata lì, perché l'albergo Milano, che era il nostro, quello che praticamente adesso è chiuso, quella... era una casa, e come ha detto, era una casa per ricci. Ma una cosa interessante che mi ha aiutato molto a ricostruire le culture, che su quella foto di Borno i campi chiari sono l'orzo, il frumento, e segale comunque la spiga, che era dorata, e i campi scuri erano le patate e i prati. Si vede molto bene, sì. Poi negli anni 70 sono cominciati gli anni delle distruzioni, c'era qualcosa di bello, santelle, cose del genere, infatti noi abbiamo sponsorizzato questo libro sulle santelle perché proprio volevamo documentare. Sì, non si vede il nostro che è proprio dietro. Siamo proprio... Siamo riusciti a... Non abbiamo salvato neanche quel ponte. Il ponte ha messo sotto della ramiere e poi hanno... E qua c'è il parcheggio e il pattinaggio. Lì c'è il riuse e poi tutte le case. Non c'è più. Borno, non mi ricordo. Borno. Quando è che l'hanno tirato per gli affari? Un minuto, 30. Poi qui abbiamo invece andato su, abbiamo le fotografie dei coscritti e ancora... Non ha fatto male? So che lei che le pulisce, che le lamine le vanno così, tanto per disfarsene. Non è fatto male. Non è ecco, questa immagine era tutta un blur, sia uno che l'altra, perché vestiti così non potevano essere, perché io vedo mio nonno qui vestito così, ma da quello che l'ho conosciuto io era vestito con stracci, perché lavorava solo, se non quando ha fatto... Beh, qui sarà stato un matrimonio, qualcosa. No. Guarda come erano vestiti bene. Questo è il papà di questo famoso maestro figlio, che poi è quello che vedremo. Questa è diventata la casa del fascio, c'era lo stemma del fascio anche qua, l'hanno tirata via. Guarda, anche la casa sono vestiti bene. Anche la casa. No, la casa l'ha lasciata ancora, altrimenti avrebbero tirato via anche la mia, perché c'era scritto... lavoro, ma questa qui è quella lì della casa della posta, c'è una volta c'era una posta, quella lì. No, è di fronte alla fattoria dei cacciatori, al lato della fattoria. Quella davanti a noi. Ecco, poi si andava in colonia, e qui la colonia femminile. Adesso non c'è più questa struttura. Non c'è ancora? E questa è stata la prima pietra della scuola materna. Qua su gli anni 50. Io sono questo più brutto di tutti i miei amici. Quasi, questo. Anche perché ho solo. Dove la sindacessa? Ecco lì, la sindacessa. Anche perché io sono un mezzo sangue. Dunque, se hanno metà di osso inferiore e metà di osso superiore, non potevamo dire bene, no? Diciamo che doveva prevalere una o l'altra. Se mi scolate, qui, guarda, sì, questo sono si vede che papà non è stato abbastanza intelligente da sbattere bene
le cose il miscuglio non è che sono avrà usato qui anche a letto non ho letto essere non essere ha detto così che gli ha detto che questo è stato ah allora sarà no ma e ieri la maglia gli hanno detto ecco questa qui c'era alla piastra per fare le ostie, le particole che invece poi dopo hanno trovato questa possibilità di farli elettrici e questa era qui nella questa casa questa roba era qui in questa casa no, della parrocchia no. La raccolta qui non c'era neanche una seggiola c'erano i soffitti a terra perciò allora poi dopo i parroci ci hanno lasciato alcune di queste cose questi filiali e così però è ammirata molto questa Maria Bambina. È stata costruita di una di questa maestra che era zia di mia moglie aveva fatto un voto non so perché lei lo sa che abbiamo trovato il testo scritto queste era, sono praticamente dei lampadari che c'erano in chiesa no? Questo era fissato a muro così e poi veniva girato a secondo dalla luce dove serviva c'era la candela sopra poche, le uniche poche cose salvate ascolti quello la preso vicino signora quello Ma questo quando era legato alle campane si girava il paese ce ne erano due o tre e sono come la raccontate quello e questo è la stessa cosa vale per noi era un momento di festa, ma le inventavano proprio lì ma se c'è dentro voglio un attimo richiamarvi al silenzio farvi notare quello che era il piacere di vivere la campagna in certi momenti. Quando tu senti questo suono combinato dall'aria, era il lino. Il lino. Anche il lino coltivava. Coltivavamo la canapa e il lino, soprattutto nella zona del bilio, in modo che i campi di osso inferiore e i campi di osso superiore erano mischiati perché era la zona che noi utilizzavamo meno perché Borno era facile che venisse a fare la raccolta magari della patata o dei fagioli o del mais invece il lino ma questo a trovarsi in un campo io quando sono panna lo suono ogni tanto sono bei ricordi era di là e poi ecco un'altra cosa anche questi attrezzi lavorati un'altra cosa per me che è molto bella è questo e questo l'abbiamo trovato con del Sir
ossimo inferiore in un solaio. Scarfottura. Con i colori. Con i colori per fare le ceste. Autentici di allora. Le carte ancora autentiche, proprio. Ecco, e con questi. E con questi si ricavava praticamente quella borsetta lì dietro. E anche questa. Anche le sedie si facevano dei cammini. Certo. Però la paglia guarda che bella borsettina. Che bella. Mia moglie voleva imparare a intrecciare. Lei, questo è per il lino, per la canapa. Però ecco, vedete, anche questo l'hanno trovato giù nella canna del Domenico, sulle caudine. Sulle caudine, al seno inferiore. Questo è il lino. Sì, ma basta solo prendere. Ma conservavano ancora? Conservavano ancora nei solai. Sì, nei solai, delle case vecchie. Basta solo prendere, io lo do ogni tanto ai ragazzi delle scuole, perché uno di questi qua, ecco, basta solo pestarlo in un modo che allora veniva fatto non con quello, che il filo del lino c'è ancora. L'anima. Ma tanti non sanno come è fatta la pianta del lino. E qui poi si veniva pettinato con quello, la paglia si scartava una parte e ecco, poi c'era la lana, la canna. Praticamente quello che la cosa che abbiamo, questa è l'occhio, sì, per filare la lana. Questi sono proprio i primi, poi sono arrivati quelli, gli arcolai. E in tanti, in metà continente l'Asia si coltiva ancora così e si tratta ancora con questi immaginari. I villaggi sono il Tibet e roba del genere, dove coltivano questo mandetto che fanno anche. Questo lo usano per battere la lana, non hanno sentito i bianchi, l'abbiamo sentito. Perché poi anche quando battevano il cuoio così. E per la contrada si sentiva tutto questo. E poi chiaramente si metteva la scarpa. Ma guardate questa scarpa, sarà stata consumata e quella che me l'ha data. La teneva come ricordo. No, mi ha detto che l'ha portata fino tardi. Ma dico, posso capire questa, perché non si consumava. Per loro si poteva andare a rubare le galline con questa. No, no, c'è rumore. Ci trovi, ma che pesavano sì, la finestra che se perdevi il chiodo quando erano usate non ti mettevano il chiodo nuovo perché altrimenti dava fastidio, no? Però te ne mettevano uno vecchio in maniera che fosse livellato. Sì, ma poi dopo vedi quando le mettevano anche il ferretto qua. Il ferretto quando ti portavo quei ferretti. Pareti che c'erano anche sì, nella casa della nonna, nelle stanzine sotto c'erano le pareti di legno con dentro sassi. Mia moglie ha trovato due o tre di questi attrezzi di sotto nel cassetto, che serve a fare. Cosa sono? Sono per sistemare. Per fare finiture. Sì, poi dopo ce ne sono altri che poi questo materiale per il 90% mi è stato mandato da Benevento. Un amico di Benevento mi ha detto, ascolta, io ho del materiale da calzolaio, te lo posso mandare ben volentieri. Un giorno è arrivato il pacco contento di questa roba qua. Tutti gli e anche tutte le forme. Queste servivano, sì, ma servivano anche a misurarti il piede. E certo, e certo. Se le faceva fare la misura.
Ecco, una cosa che non abbiamo, cos'è? Che non abbiamo saputo, che cos'è questo? Mamma mia, questo è. Come può essere? Un attrezzo? Aspetta, aspetta. Io aspetto che pronunciate voi. Questo è anche... No. Fa parte del calzolaio. No, no. Questo è anche... Oddio, è anche questo. Ormai... Oh, ma quanta punta di... Ma che roba! Quello non è mai tagliato. Questo mi hanno detto... E Lorenzo li assegue. Tante ipotesi che io non ci ho creduto. E ho pensato invece che era in cima ad un paletto, magari di 4-5 metri, che quando si incendiava una casa, per sportare le travi, per evitare che l'incendio andasse a catena, usavano questo e tiravano dietro i legni. Non ho visto 5-6 metri, fallo 5-6 metri. Però altrimenti non saprei, non posso mica andare a cacciare la balena. Faccio un'indagine. Questo e questo qua, boh. E quello lì deve essere più antico, quello lì. E pesa, oh, mamma una cosa. Mia. Avevo pensato che fa una specie d'aratro, ma poi invece. Ma poi adesso su anche per selfacciare la matta, una cosa così. Come soffitto fatto così, poi la parete fatta così e ancora un'altra parete intrecciata così. E se serve per spostare le travi? Sì, 90% prima per quello. Fianco per evitare, poi sopra, poi la croce fatta con un bernas, poi si chiudeva e si andava a metterlo a letto. Io dicevo a mia nonna, perché andavo a dormire le nonni, non che i miei non avessero andato fuori, ma la nonna era, anche perché la nonna mi lasciava usare questo, che questo è dei poveri. Poi abbiamo anche quello dei ricchi, questo dei sciocchi, questo dei cuore. Questo tu l'avrai avuto così perché sei un ricco, invece io ero povero perché lei ne sa qualcosa di te. Anche il remo santo mi ha vietato. Mi ha vietato a me. No, mangiato il barbo caetto te. Ah, che meraviglia. Ecco, ho spiegato praticamente la faccenda del scaldaretto. Però io dicevo alla nonna, lasciami scaldare perché nella camera di mia nonna vedevo il tetto. Non questo, c'era il soffitto, ma sulle 3 centimetri. Se pioveva si stringevano, se invece non era, c'era il vento, scendeva il vento da una parte e usciva dalla porta, perché non erano perline, erano delle assi. Non mi ricordo bene perché dove dormivo io c'erano le assi, come dici te, e quando c'era il fieno sopra, era bello sigillato, mano a mano che le mucche si mangiavano il fieno. noi mettevamo praticamente il schielo di canapa per mettere sopra le lisole e le castagne a seccare. Dicevo alla nonna, dai, lasciamo dentro ancora. Allora lei mi tirava a fianco proprio al limite del letto, che siccome essendo quello fatto con la molla era un po' più largo, e io mi cacciavo giù e tenevo giù le mani così, dove hai le mani? Io ho messo le gambe per scaldare, no, tira fuochi le mani, che te hai pensato cattivo, che hai pensato cattivo, che sarebbe come farmi tirare fuori adesso, mia moglie non mi ha mai detto tira fuori le mani, perché lo sa che i pensieri cattivi non ne faccio più. Semmai le dico,
come vuoi che faccia a fare i pensieri cattivi? Calmo. Sì. E va bene, dai, facciamo una risatina. E questi praticamente, chiaramente, erano per i matrimoni e per la, quando moriva qualcuno. Ma si usava solo il giorno del matrimonio, però. Ah, sì, 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 ma quando, oppure quando moriva qualcuno, la famiglia. Sono giunti da con tutti i cani omicidati. Non so che testolina avevo, ma la sala sempre di mese per questo sarà stato per il battesimo. Ti piace? No, si pesavano una volta. E poi? Questo penso che... No, se si passava su. Si per fortuna... Per fortuna ci lasciavano, perché ti mettevano sopra una cosa, un lenzuolo o un lenzuolo, e dormivi lì sopra. Boh. E poi questo ogni tanto la tappa perché non dormevo la mamma. Io sono andato al mare e mia mamma come costume mi ha dato uno di questi. Come costume? Perde più. Perde più quello di lana. No, ma io entro a fare il bagno, no, con la colonia, taglierini, entro a fare il bagno, quando sono uscito sembrava una foca perché c'era un gatto e allora su sotto i piedi. E tanto che mi tirava giù anche questo sopra così, ho detto ma d'altronde non ho mai potuto andare a cooperarmi un altro. Quanti di noi sono andati con la taglierina? Sì, ma nel 50... Nel 50-52 se lo messimo le bassi, però se... Ecco, avevo l'età lì, no? 52, ma... Dopo si sente, veniva pure... Hai preso un pezzo di legno. Mia mamma portava i calici che si erano rotti nel piedestallo sotto la cicca e faceva fare l'abbasamento in legno. No. Ma sarà stato un po' a legno. Era la padrona dell'albergo Milano. E però proviamoci, ma allora... così si fa. Però si usava così. Boh. Poi c'è una tipologia di cardini che è questa, è veramente un piacere vederla e non solo certe lavorazioni che apro io andavo a girare la forza. Ho avuto anche un fratellino che è morto sulla panca, proprio. Ma mi domando perché non hanno avuto l'intelligenza nel 44-45 di portarlo a Breno al civile, dico, all'ospedale, la Gammuri. Poi dicevano per la morte delle meningite, non so poi. 3-4 anni, no? Mica letto il mal di testa. È rimasto lì e dopo 3-4-5 giorni che aveva febbre, è morto. Però
anche giù magari. Anch'io alla peste col discorso. Hanno pesti? Pesti? Sembra i zoni. Si vede pure. Si vede. La Claudia è più un pezzo, ma pativa la fame, non pativano la fame qui. No, pativa la fame. Pativa la fame perché quello che raccoglievano nei campi e anche il burro andavano al mercato il giovedì a venderli in cambio di che cosa? Di sementi. Seme del grano, seme della diana, della granaglia. Non ho lo dico io che facevo la fame. Perché a casa mia si mandava solo ed esclusivamente patate. Patate. Ma la nonna teneva in mano un pezzo di patata, un pezzo di polenta da una parte e dall'altra la patata. Patata e polenta. Va bene. Poi dopo masticare se la fanno con il gnocco. I semi. Sì, non c'era, no, ma io non ci ho pensato a dire la nostra. Portalo giù al museo Salame. Allora, la volta che prossima volta. No? Questi sono i pochi che sanno che cos'è. È un attrezzo abbastanza moderno. Rimaneva sempre sopra un macinato, mastello così. No, per le grazie. No. Adesso ti dico. No. Per pulire le bottiglie. Ah, sì, c'è un cazzo per pulire le bottiglie. Ah, la bottiglia. Poi per infilarle bisognava per forza far così. Infilarle. Più avanti di noi, noi dobbiamo far così. Ah, o se no, quando la pratica, che ogni tanto ti rimane dentro. Questo qua, Torchio. Per me era sì, ma era un suono che in casa mia, poi vendevamo, mio papà vendeva vino e schiacciava uva, praticamente 2000 quintali di uva, e clic e cloc con questi ferri che andavano giù, poi veniva tirato su uno, tiravano indietro, la terra dovrebbe ricordarsi perché l'avevi in casa così tu no, o era quell'altro che andava giù. Andava giù con l'altro. Sì. Anche per il vino, insomma. Però appena fatta la prima soppiatura, mio papà mi aveva insegnato anche a, non dico a rubare, però mi diceva le ciappe le grandi, le tagli, le trituri, ancora, poi le rimetti dentro. Ti saltano fuori solo 3 litri di vino, ma per quello che fai qui non fai niente. Però questo era indispensabile per te. Certo. Perché nel prato di solito si usava dare, perché sotto il sole si spessava più la grazia. Questa cos'è? No, io no. Sale, devo mettere il dentro così sulla lingua, lei tirava fuori e io aprivo la mano. Ma adesso non ci metterei più neanche un dito. Non è più facile, non è più facile. Perché poi ci vuole sempre lo stesso. Certo, poi usano questo, allora sempre lo stesso contenitore, certo, uno riesce a mettere quanti litri di latte. Io per me è un quiz, ancora ho provato a trattare di l'uso che ho visto in giro. No. Sempre lì. Poi il 3, il 5 e il 4, il 3 ancora un po'. Ma che sono numeri romani, no? Potrebbero essere una serie di tacche che usavano BG, il proprietario della taglia del mai. Era scoperto. Sì, questo dobbiamo che lo faccia sparire, prima che lo faccia sparire. Ecco poi. Sì, sì, sì. Anche questo era per il. Questo è per farlo. Però usavano questo
poi con questo adesso tanto si faceva prima si batteva che legno era quello lì anche perché non si riesce più a capire che legno perché noi abbiamo dato una specie di cospetto della come si chiama l'antitaglio. Allora lavoravano i falegnami qui. Sì, per forza. No, non faceva solo. No, erano tutti avevano il banco e le seghe e le piade. Ognuno si faceva. Ho visto dei portici io dove c'erano due fratelli che avevano due banchi, due seghe, due di tutto. Al di là della macchina per tagliare l'erba, qui dentro c'è una cosa, ci sono due cose che non ci appartengono come cultura. Vi invito a trovarle, per segnalarmele. Ma di cose antiche, non le moderne come queste? No, cose antiche. Però me le andate, ma qui la nostra cultura non le usavamo mica. Come si poteva fare in un campo di 40-50 metri quadri andare con una cosa del genere? Non c'era posto né da girare né nada. Noi avevamo campi tutti piccoli. Io mi ricordo che avevamo del campo. Aspetta! Si alzava da lì, adesso andavamo al sito. Si metteva qua, poi si apriva anche qua per tirarlo fuori, ecco da lì così. Però con un ferro veniva cacciato dentro a questi buchi, metteva il fil di ferro, tiravano e questo invece serviva per pressare adesso tutto bloccato perché altrimenti ragazzi e veniva una balla di 20 kg, tanto è vero che la calcolavano, non andavano in peso, la calcolavano tot, per ballo. Sì, ecco come le vale la formica. Fino a quanto l'hanno usata? Ma anche. L'hanno usata fino agli anni 60. Sì, sì, comodo. Fino agli anni 60. Bene. Sì. Ecco. Usavano, qualcuno mai usava per cosa prima di finire. Ma da noi in qualcuno la quarasa. La usavano per fini medici, secondo me. Per esempio, se tu avevi una spada. Sì, no, però lo facciamo ancora noi. Però con quella di Aice, che è quella colla che metti in vaso, tagli il tronco, lo lasci leggermente declinato e metti in vaso. Ma io so che è la classica pittura del Dacem, con quelle mascherine. E poi là sopra c'è scritto 1509. 1509, lui muore nel 1510. Poi un'altra cosa che documenta ancora la caratteristica tipica del Dacemo sono quelle catene ad anelli che ci sono a Esine e anche ad Annunciata. Ecco, e in alto ci sono ancora due prelati, due uomini della Chiesa, due profeti, qualcosa, e in mezzo vedete che c'è un'aureola. Probabilmente c'era Cristo e la Madonna la Pietà qua. Questo è stato fatto da poco, ma non hanno avuto. Tant'è vero che quando siamo arrivati noi, qui c'era tutta cacca di cavallo, infatti in parte l'abbiamo lasciato per documentare. Poccio. Ma perché entrava dall'esterno? Entrava dal campanile, entrava da quella porticina lì, prima qui, perché quello era caduto quel soffitto lì, dove siamo saliti. Sì, sì, sì. No, sì, ma quel giorno che poi ho visto che lì si era un uomo in crepa. Poi uno in piedi che è abbassato, sì, che lo sta aiutando. Ecco, sì. Io penso che sia San Martino. Cristo con San Martino. Sì,
No, qui non c'è, sì, ha tirato giù tutta la, la cosa, e andare almeno, no, sì, cioè, sì, fare, sì, ma vedo una bruttarella, andare di là a vedere, ma non va mica avanti tanto, avanti siano 30 cm. Ah, proprio una cosa così? Sì, poi l'hanno tagliato perché, no, l'hanno tagliato perché hanno fatto, fatto il petto del... Ah, allora quando hanno fatto la campanile.